Allora ragazzi, eccoci qui con un altro video di questo canale della stagione 94-95, solita maglia dell'ASICS, sponsor nuova di Rena, e Roma-Genoa che è stata giocata il 18 settembre del 1994, la seconda partita giocata in casa e la prima partita in cui finalmente abbiamo visto giocare la coppia d'attacco sudamericana Balbo-Fonseca che ha reso al meglio. Infatti la partita finisce 3-0. Esattamente con una doppietta di Balbo e il gol di Fonseca. Questa partita ha potuto vedere in campo fin dall'inizio Jonas Stern, giocatore svedese. Ricordiamo che c'era la regola dei tre stranieri. La Roma si trovava con Balbo, Fonseca, Aldair e Tern. Quindi bisognava alternare questi quattro giocatori. In questa partita non era disponibile Aldair, quindi Benedetti, Silvano Benedetti in difesa. Tern a centrocampo che ha fatto un'ottima partita. Questa era Genova di Scoglio, del professor Scoglio, c'era Signorini, ex giocatore della Roma, in attacco c'era Thomas Kuravi, un giocatore molto forte, lo ricordiamo anche Italia 90, segnò spesso. La partita non ha avuto praticamente storia, la Roma ha giocato sostanzialmente ad una porta, doppietta di Balbo, gol di Fonseca, i due si sono cominciati a cercare, e infatti il terzo gol di Fonseca proprio su assist di Balbo, e vediamo. Molti dei titoli dei giornali, l'uragano Balbo Fonseca, Corriere dello Sport, tre spari, caccia aperta, la Roma supera la Lazio e vola praticamente a 7 punti, quindi ha fatto due vittorie ed un pareggio con la prima vittoria in casa. Vi lascio col servizio, questa partita è molto interessante. Per una volta sono stati tutti di parola. Mazzone, che aveva promesso una vittoria con un buon calcio, Balbo e Fonseca, che avevano promesso di sbloccarsi davanti al loro pubblico, e persino Scoglio, al quale il pareggio non interessava. Secondo il professore, con i 3 punti o si vince o si perde. Alla Roma sono sufficienti pochi minuti di gioco per affondare con Fonseca. Tacconi non ce la fa a bloccare e per Balbo è il primo sigillo in campionato. Il Genoa prova subito a riagguantare la situazione, ma Cervone è più alto del pallonetto tentato da Nardi. I giallorossi sono padroni del campo, Benedetti schierato all'ultimo momento anticipa costantemente Skuravi, statuto è ormai una garanzia e Tern è la vera anima di questa squadra. Davanti Fonseca e Balbo sono una vera ira di Dio, persino il redivivo Giannini si può divertire. 1-0 alla fine del primo tempo e il resto del divertimento è rimandato alla ripresa. Da un'azione volante Giannini-Fonseca il capitano si trova davanti a Tacconi che gli chiude lo specchio della porta. Un minuto dopo è Balbo a trovarsi tutto solo davanti al portiere genovano, che però non glielo fa pesare. Stesso schema qualche minuto dopo, con una volata di Fonseca ancora con Tacconi, ma questa volta in agguato c'è Balbo. Il Genoa non si sente ancora al tappeto e Nappi brucia in velocità all'anno e anonima. Sulla sua strada c'è un Cervone insuperabile. Mazzone sostituisce Moriere e Giannini con Cappioli e Piacentini. Un momento di sbandamento dietro e per poco il solito Nappi non riesce ad accorciare le distanze, ma è solo un brivido, mentre dall'altra parte Carboni fa tutto bene, ma è sfortunato, così come sfortunato è Nappi con una girata al volo che va alta. La partita si chiude con i giallorossi ancora in contropiede, un'arma che potrebbe risultare determinante soprattutto in trasferta. Carboni scende sulla sinistra, Balbo fa da sponda per Fonseca e per i tifosi della curva sud è l'apoteosi. Dovevi qualcosa a Fonseca sul terzo gol? No, no, sì, ah sì, lui ha fatto, cioè, ha fatto una grande partita, ci meritava di fare gol, quindi sono contento che ha fatto gol. Ma credo che uno si guarda la partita, si vede in campo quanto ci vogliamo bene, quanto uno è contento quando l'altro segna, cioè no, Abel è un grandissimo campione, non è geloso per niente, tutto altro, siamo diventati grandi amici e se lui fa gol è come se io l'avessi fatto io. Poi lui mi ha messo, dopo che aveva fatto una doppietta, mi ha servito così una palla a gol che era solo toccarla, quindi uno dimostra che più alla di giocare bene è una grandissima persona, un grandissimo campione.